Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Bene, allora, oggi non voglio perdere tempo, voglio andare dritto al punto. Di cosa parleremo? Oggi parleremo del tempo, ma non della gestione, bensì dalla fatidica frase "non ho tempo per fare network". Bene, ora posso dirvi, ragazzi, che è una grandissima cazzata. Perché ci sono molti ragazzi che dicono: non ho tempo per fare network, però vorrei capire, vorrei entrarne a far parte. Ok, perfetto. Vorrei fare network, ma non ho tempo. Allora, innanzitutto mi presento. Sono Francesco De Pasquale. Se questo è il primo video che guardate, aiuto giovani networker a fare più contatti e iscrizioni online per creare un'entrata extra ogni mese per poi arrivare, diciamo a quanto si vuole. A quanto si vuole. Fine video, restate connessi perché vi darò una piccola sorpresa e regalo. Poi, io sono all'interno di First Class Pro, la prima classe di networker pro in Italia online. Quindi ti puoi creare una rete, è duplicabile al 100%, ve lo garantisco ragazzi, è duplicabile con tutti i tuoi collaboratori ed è molto molto efficiente, altrimenti non starei qui di domenica a non so che ora, alle 11:10, a fare questo video. Bene ragazzi, allora, detto ciò, che cos'è che ti blocca e che ti porta a dire "non ho tempo per fare network"? Non ho tempo per fare network. Allora, se voi adesso state facendo network con il metodo offline, quindi fare le presentazioni, follow up, creare tutto questo vi porta a perdere almeno mezza giornata. E non ditemi di no, perché ci sono già capitato io. Perdi minimo 3-4 ore, che significa mezza giornata, senza avere nessun risultato. Quindi fai tutto questo e poi i prospect o non sono in target o non si presentano all'evento, peggio ancora. E questo ve lo dico perché ci sono già passato, non ve lo dico così a caso, ve lo dico perché ci sono già passato. Ogni giorno chiamavo persone a freddo, così da nulla, dici pronto, mi chiamo Francesco De Pasquale, e lo facevo bene, non lo dico con arroganza, ma semplicemente perché mi sono formato con i migliori. Quindi non stavo facendo le cose così a caso, come mi viene in mente una mattina, mi sveglio e faccio quello che voglio, no. Comunque, bando alle ciance, se non ti sei iscritto ancora, iscriviti al canale per avere altri video del genere. Non parlo molto bene perché sono un po' dislessico. Va bene, a parte gli scherzi. Allora, le persone venivano all'evento, ma poi non compravano. Quindi, di conseguenza, se non comprano, tu non hai venduto, di conseguenza non hai guadagnato un cazzo, quindi non hai fatto nulla. Ha portato la persona all'evento senza concludere una beata. Ci siamo capiti. Se ora invece stai pensando che non hai tempo, come dicevo prima, è una grandissima cazzata. È una grandissima cazzata perché? È una grandissima cazzata perché se fai tutte ste robe, ovvero call to action, chiamata a freddo, si perdono almeno 20 minuti a telefonata. Minimo 20 minuti a telefonata, perché è impossibile altrimenti. E se invece passassi all'online? Hai mai valutato questa cosa? Passare da metodo offline a metodo online, quindi evitare chiamate a freddo, evitare messaggi spam, evitare un sacco di cose che vengono automatizzate e fatte al 100%. Cioè tu stai passando da una 500 normale a una 500 ABBA, per farti capire un po' il paragone. Cioè tu stai facendo network al plus ultra, ti sei elevato di livello a dismisura. Poi, allora, numero 1, eviteresti di stare 20 minuti a telefonata?
ed è sbagliatissimo a prescindere da fare, anche nel metodo offline è sbagliatissimo da fare, inutile, sbagliatissimo, perdi il cliente, non vendi, non concludi nulla. Poi, numero due, nel metodo offline dovresti portare le persone alle presentazioni in hotel, alle formazioni in hotel, quindi spendere soldi e benzina, pagare pranzi, aperitivi, cene, mi è già successo, quindi so di cosa sto parlando veramente. Mentre se riesci a monetizzare in questo modo, bene, puoi continuare tranquillamente. Nel mio caso non è andata così, ho solo perso soldi e tempo, inutilmente. Quindi io ti dico, se funziona va bene, però c'è da dire una cosa, a una certa devi cambiare, a una certa devi avere un protocollo da seguire passo dopo passo, step by step, in modo tale da arrivare al tuo cazzo di obiettivo, perché non puoi, diciamo, campare alla giornata, deve essere tutto programmato, devi avere la tua agenda, i tuoi incontri, i tuoi seminari, tutte queste cose qua devono essere tutte segnate, belle, pulite e precise, però non segnate così a cazzo su un pezzo di carta, no, ci deve essere un protocollo, ci deve essere un sistema che funziona, duplicabile, perché il sistema offline non è duplicabile, questo è poco ma è sicuro, su questo non ci piove. Quindi torniamo a noi, tu volendo potresti fare network da casa con noi ora, anche in questo istante, con un semplice telefono o un computer, una qualsiasi cosa. Io sto facendo tramite telefono e computer, non ho strumenti extra mega spaziali, solamente queste due cose, solamente queste due cose. E poi mi era venuta in mente un'altra cosa importantissima da diciamo condividere con voi, perché le diciamo il metodo offline batte alla stralunga il metodo offline, perché se io ora sto facendo questo video, sono a 7 minuti e 5 proprio ora, contemporaneamente possono guardare questo video 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 persone tutte in una volta, mentre nel come dire, nel webinar in hotel tu devi portare 5, 6, 7, 8, quando arriva a 10 persone hai fatto un bellissimo lavoro, però molto capace che se ne presenta uno, due, e di queste due tu non vendi niente, quindi fin dei conti hai perso benzina, hai perso di tutto senza arrivare al tuo obiettivo, non hai fatto nemmeno ascoltare a queste 10 persone quello che tu gli volevi far sentire, quindi è ancora peggio ed è frustrante, ragazzi, questo ve lo garantisco, è frustrante, cazzo. E chi ancora sta nell'offline non lo giudico, non dico nulla, perché ognuno può fare quello che cazzo gli pare, però vi dico che l'online vi strapaga alla grande, ragazzi, tutti i sacrifici nell'offline, nell'online li rivedete tutti, perché tutte quelle persone che non venivano agli eventi, guardano i tuoi video, guardano le tue storie, guardano i tuoi risultati, poi tornano, e non mi sbaglio su questa cosa qua, un sacco di persone poi tornano. Nel metodo offline tu potresti perdere anche fino a 3 settimane con un cliente, per poi non concludere nulla. Quindi tu 21 giorni della tua vita persi dietro una cazzo di persona che non ti porta nessun risultato. Sì, è così, mi è capitato, ve lo dico per esperienza, perché è così. Io sono stato 21 giorni o 22, non mi ricordo, dietro a questa persona, ma così, ma colà, quasi che diciamo dovessi pregare io a lui per entrare nel mio team. No, cazzo, questo è sbagliatissimo. Io seleziono i miei collaboratori. Non li vado a pregare, vieni con me, vieni con me. No, io seleziono le persone, i miei collaboratori. E su questo non dovete sbagliare, ragazzi. Altra cosa importante. Nel network non devi essere nessuno. Non è che io esco stamattina, mi chiamo Francesco De Pascale, divento il fenomeno dei fenomeni e faccio 3.000 collaboratori in un giorno. È impossibile. Tutti partono da zero, quindi anche tu come me puoi partire da zero e creare il tuo business, creare la tua rete, creare tutto il cazzo che ti pare. Perché? Perché ti dico questo? Perché la prima pippa mentale che mi facevo io era proprio questa. Io devo essere qualcuno per diventare qualcosa nel network, ed è sbagliatissimo, una cosa che mi ha fatto capire il mio amico Marco Moschetto, andatela a seguire se vi va,
e tutte queste cose qua. Poi, altra differenza tra l'offline e l'online. Perché è superiore l'online? Innanzitutto perché risparmi un sacco di soldi. Se hai fatto il metodo offline, tu sei andato alle cene, ai webinar, in hotel, con le macchine. Le poche persone che venivano magari dovevi offrire la cena, offrire il spritz, offrire qualsiasi cosa, quindi spendere di continuo denaro, scusatemi, inutilmente senza portare nessun risultato. E questa è la cosa bella, senza aver nessun risultato. Quindi risparmieresti denaro, tempo, fatica, soldi. Avresti più tempo libero, anche se sei molto impegnato, però avresti molto più tempo libero da dedicare alle cose che ti piacciono. E credo che abbia detto tutto. Credo io abbia detto tutto. Ora, se vuoi anche tu approcciare e, diciamo, entrare in questo mondo, clicca il link in bio o qua, se sei su YouTube, Instagram, Facebook, in biografia c'è il mio link, stai tranquilla o tranquillo, scusami, e diventate un pro come me. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi.